un gradito ritorno, una bellissima visita in questo torrido caldo agostano. Tommaso Manzo, uno dei protagonisti di un'annata che i monopolitani la ricorderanno per sempre. Sì, indubbiamente quella è stata un'annata da incorniciare sotto tutti i punti di vista, per tanti motivi, per una questione storica con la conquista della Coppa e poi per il gruppo che c'era, per tutta la gente che ci ha accompagnato verso quel traguardo. Tu sei stato, insomma, tutta la tua carriera sempre giocato vicino a casa. A un certo punto avevi smesso di giocare, hai fatto l'operaio alla Fiat a Pomigliano. C'è una storia, insomma, un po' da romanzo per te. Poi è la prima occasione che vai fuori di casa, hai trovato l'amore della tua vita a livello di città. Ma assolutamente sì. Come hai detto tu, varie vicissitudini della mia vita mi hanno portato a tardare questa situazione, però te lo dico con la massima onestà, io rifarei tutto un milione di volte, soprattutto la scelta di venire a Monopoli. A proposito di scelta di venire a Monopoli, ci sono stati anche momenti storici per quanto ti riguarda, segnato il tuo gol numero 300 qui allo stadio Vito Simone Veneziani davanti a tantissimi tifosi, l'andata di semifinali Coppa Italia. Di solito un gol numero 300 i tondi lo fanno su rigore, tu invece hai scelto la rovesciata. Io infatti il rigore lo sbagliai, se ti ricordi bene, quindi decisi di fare un gol un po' più particolare per rendere poi la cosa molto più interessante. No, a parte gli scherzi, è stato un traguardo importantissimo e averlo raggiunto in quel modo per me è stata proprio l'apoteosi del successo, quindi non potevo chiedere di meglio. Per non farti mancare niente, nella stessa partita hai fatto un gol alla Rivera in Italia-Germania nel 1970, forse i più grandicelli se lo ricordano. No, quella fu un'azione stupenda, 4-5 tocchi tutti di prima, se ricordo bene Gianni Pinto mise la palla, fece finta di metterla al centro e io la chiamai fuori e sì, di interno destro la piazzai di controtempo sul palo, sul primo palo. Fu veramente un'azione veramente da manuale del calcio. Poi una serie di partite memorabili fuori casa, in Coppa, laddove in campionato si faceva fatica davvero a fare risultato, partendo dal ritorno l'11 marzo 2015, sì, è vero, forse la finale di Firenze del 15 aprile è rimasta negli occhi di molti, però per i monopolitani che hanno seguito quel giorno, l'11 marzo, credo che non ho mai visto tante persone piangere in quella maniera al gol di Simone Danna. Sì, assolutamente, soprattutto noi che la seguivamo dalla panchina, fu una liberazione, fu veramente una gioia infinita, perché poi arrivò a fine primo tempo, quindi potevamo poi impostare una gara diversa e poi al triplice fischio ci fu una gioia immensa condivisa poi con tutte quelle persone che ci seguirono. Noi parliamo con Tommaso della Coppa, anche perché lui fu il capocannoniere di quella Coppa del Monopoli, cominciando dal neutro di Fasano nel primo turno col San Severo, proseguendo con la doppietta con il Francavilla, poi con la doppietta anche con la Lupa Castelli, quindi un contributo, diciamo, enorme alla causa biancoverde, che poi per una serie di vicissitudini positive ha raggiunto il traguardo della GaPro. Però se non ci fossero stati quei gol di Tommaso, poi magari adesso staremo parlando di altre cose. No, vabbè, indubbiamente sì, merito anche per i miei gol, però poi non dimentichiamo il gol appunto di Simone a Roma, lo stesso quello di Antonio Croce in finale, come poi tu ben ricordi gli eroi di Agrigento, quindi che magari anche lì contribuì con rigore l'espulsione. È infortunio annesso. Sì, infatti, però vedi, sono delle partite che se adesso poi te le metti a ricordare non si finisce più, perché sono ricordi indelebili. Soprattutto ricordi indelebili di un gruppo granitico. Sì, assolutamente sì, una vera e propria famiglia. Una banda.
anche noi diciamo volgarmente in dialetto napoletano la bandi scemo, quindi il capitano Pasquale può Era il confermare. massimo esponente, magari. Massimo esponente, eravamo i massimi esponenti perché essendo i più grandi del gruppo portavamo la bandiera. Bene, so che comunque, anche se l'anno scorso non hai giocato a Monopoli, hai seguito la squadra e penso che continuerai a farlo. Sì, assolutamente sì. L'anno scorso sono venuto qui almeno 7-8 volte. In trasferta pure, le trasferte campane pure ci sono stato, quindi per me Monopoli ormai fa parte della mia vita, quindi posso ogni tanto quando riesco vengo per una toccata e fuga, poi addirittura quest'anno ho deciso di trascorrere un'intera settimana, quindi per me Monopoli resta come meta principale. Bene, con i 50 anni del calcio monopolitano, della fondazione dell'AC Monopoli, avere un degno rappresentante della storia anche solo per un anno è un grosso onore per noi. Noi invitiamo chiaramente tutti i tifosi a recarsi al centro coordinamento a sottoscrivere l'abbonamento per rivivere la storia e magari conoscere altri personaggi come Tommy, che continueranno a, diciamo, a perpetuare il ricordo e soprattutto a far rivivere ancora di più tutte quelle emozioni che soltanto questo stadio e questa gente può dare. Sì, nella maniera più assoluta, questo stadio io all'inizio che ci ho messo piede sia da avversario che da giocatore del Monopoli ha sempre scaturito in me delle emozioni fortissime. Ricordo ancora che, ahimè, quando prendevamo gol da avversario mi emozionavo ugualmente, quindi è una piazza talmente calda che ti lascia veramente ogni istante indelebile. Noi ringraziamo Tommaso, che è stato così gentile e disponibile da dedicarci qualche minuto del suo tempo in vacanza. Speriamo di continuare a rivederti spesso su queste tribune. Ma assolutamente, verrò e difficilmente vi liberate di me da tifoso. Va bene, grazie Tommaso. Grazie.